Daniele Amaulo non è più l'allenatore del Pineto, la conferma ufficiale questa mattina da parte della società biancazzurra del presidente Silvio Brocco, che saluta e ringrazia il tecnico delle ultime tre stagioni. Un addio che era nell'aria, ma reso noto a pochi giorni dall'eliminazione contro la Recanatese nella semifinale playoff. Quei playoff che il Pineto ha centrato per due volte nelle ultime due annate, battuto lo scorso anno dal Matelica all'ultimo atto e quest'anno proprio dai Leopardiani ad un passo dalla finale. Il candidato principale a prendere il posto di Amaulo è Massimo Epifani, protagonista di un'annata sfortunata a Fano e che potrebbe sedersi presto sulla panchina del Pineto nell'ottica di una collaborazione sempre più stretta col Pescara, che potrebbe vedere dei giovani prospetti del Delfino andare a fare esperienza in Serie D. Anche il Giulianova dovrebbe cambiare guida tecnica. In attesa di novità sul fronte societario, il presidente Bartolini potrebbe portare in giallo-rosso Guido Di Fabio, che già qualche tempo fa fu accostato al Giulianova, trattativa che poi però non ebbe seguito. Da valutare la situazione che si sta creando o si potrebbe creare a Francavilla. Gilberto Candeloro non sembra totalmente convinto di rimanere a capo del club e dalla sua decisione passa nei destini del progetto tecnico, che ha visto in questa stagione Paolo Rachini sfiorare i playoff mancati con la beffa dell'ultima giornata con la Savignanese. Gli incontri di Candeloro con Vastese e Chieti ci sono stati e il 30 maggio dovrebbe essere un giorno decisivo per chiarire la sua posizione. In casa notaresco ci sarà l'addio di Mirko Cudini, destinato al salto in Lega Pro. Il Cesena ci ha fatto un pensierino, ma bisognerà capire come i bianconeri vorranno impostare una stagione che, benché sarà da neopromossa, dovrà comunque essere di alto profilo, visto che i romagnoli sono pronti ad investire nuovamente per un torneo di vertice. Ad Avezzano c'è da scommettere che l'intenzione sarebbe quella di dare una possibilità ulteriore a Gianluca Colavitto, che ha portato la squadra biancoverde ad un grande risultato, con la salvezza conquistata nei 90 minuti del play-out con il Sant'Arcangelo. Non c'è stato ancora nessun incontro tra il tecnico campano e il presidente D'Alessandro, ma a giorni i due potrebbero vedersi per analizzare il torneo appena concluso e valutare quali sono le prospettive per la stagione che verrà, che dovrà essere per forza di cose di rilancio per una piazza che l'estate scorsa sognava la vittoria finale e che invece ha mantenuto la categoria con molta fatica.